Ben trovati ragazzi per questo ultimo video molto sentito e carico di responsabilità che sto per fare, che vivremo insieme in diretta, soprattutto nei commenti. Prima di farci questa nostra bella chiacchierata, vado subito a far partire la nostra intro. Bentrovati ragazzi, vi ricordo come di consueto che nel sottopancia scorrevole trovate tutte quelle che sono le informazioni e soprattutto i riferimenti riguardanti canale Forza Lazio. Sabato, nel pomeriggio di sabato, abbiamo avuto la brutta notizia riguardante la scomparsa di Vincenzo D'Amico e oggi mi ricollego ancora a lui perché è giusto dedicargli un ricordo più approfondito, ma sento grande responsabilità, chiaramente nel mio piccolo, nel fare questo video e vi spiego perché. Perché chi ha la mia età, per chi ha la mia età, questo video magari risulterà anche noioso, ma per chi non ha vissuto Vincenzo D'Amico, addirittura chi non lo conosceva proprio, quindi per i più giovani, per chi classe 2000, per chi, ok, che non hanno potuto ammirare Vincenzo D'Amico, che non hanno. Non sanno molto di Vincenzo D'Amico nella Lazio. Ecco, verso queste persone sento grande responsabilità perché ci tengo nel mio piccolo, da quasi cinquantenne, da tifoso laziale da sempre, a fare un appello a questi ragazzi, a questi amici. Perché nella Lazio abbiamo visto passare tanti campioni, tante persone. Tanti calciatori che si sono legati alla Lazio negli anni, mi viene in mente Radu, mi viene in mente lo stesso Ciro Immobile, tanti, tanti giocatori. Però io mi sento di fare una forzatura in tutto questo. Non si tratta di fare delle classifiche, ma di fare una riflessione. E mentre vi sto parlando, nella testa mia vedo una marea di immagini di 250.000 giocatori che hanno vestito la maglia della Lazio. E perché dico che sento la responsabilità nei confronti dei più giovani che vedono questo video? Perché per me Vincenzo D'Amico è stato il più laziale di tutti, assolutamente. Perché Vincenzo D'Amico è stato laziale dall'inizio alla fine. Perché Vincenzo D'Amico per la Lazio ci ha perso un sacco di soldi. Perché Vincenzo D'Amico per la Lazio si è giocato la convocazione nazionale. Perché Vincenzo D'Amico per la Lazio ha giocato con una caviglia distrutta, trascinando la Lazio. Perché Vincenzo D'Amico per la Lazio ha preso un manipolo dei giovanotti della primavera, ha battuto il Catanzaro e ha salvato la Lazio in un'impresa epica. Quando alla nostra memoria giustamente c'è la Lazio-Vicenza, gli spareggi di Napoli, dei quali abbiamo parlato nella ricorrenza del 21 giugno. Ecco, Vincenzo D'Amico era tutto questo. E lo spunto per fare questo video me l'ha dato, neanche a farlo apposta, l'amico Giuseppe Alteri, lui nemmeno sa, Giuseppe Alteri, che questa mattina ha pubblicato sul nostro blog, canaleforzalazio.com, un suo personalissimo ricordo di D'Amico, lui che ha sfiorato in più di una circostanza Vincenzo D'Amico, con D'Amico ha condiviso delle cose e quindi adesso ve lo dico, mettetevi seduti, mettetevi calmi, il nostro tempo è importante nell'arco della giornata, nell'arco della nostra vita, è prezioso, dobbiamo sempre chiederci, merita chi c'ho di fronte, merita questa cosa il mio tempo, perché ricordatevelo, il tempo è prezioso, non ce lo dà nessuno. In questo caso, però, permettetemi di dire che Vincenzino D'Amico merita il nostro tempo, questo squarcio di tempo in questo 3 luglio del 2023. Andremo a leggere l'articolo del nostro Giuseppe Alteri e poi anche il ricordo di D'Amico, la sua storia, grazie a dei siti ai quali ci siamo appoggiati andando a leggere quanto da loro riportato, siti che per correttezza ho citato in descrizione al video. Facciamo questa carrellata e mentre leggo appunto di Vincenzo D'Amico, ragazzi, vi mando in sovraimpressione tante immagini che ho preso dal web. E ripeto, questo video è mirato soprattutto per i più giovani. Quando dico
che dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, aggrappati, e quando non ci saremo più noi, i giovani di oggi, quelli che oggi hanno 15-20 anni, con la grinta, col cuore, devono portare avanti di generazione in generazione, di padre in figlio, la nostra gloriosa storia. A questo, soprattutto a questo, mi riferisco. E andiamo a leggere l'articolo che il nostro Giuseppe Alteri dagli States è andato a dedicare questa mattina sul nostro blog canaleforzalazio.com al grande Vincenzino D'Amico. Ed ecco qui un aneddoto, un paio di aneddoti raccontati dal nostro Pino che andiamo a leggere insieme sul nostro articolo che potete leggere appunto sul nostro blog. Eri appena sedicenne quando i tuoi piedi cominciavano a parlare per te e nel calcio giovanile già si faceva largo il tuo nome legato al tuo talento. Arrivata alla soglia del grande calcio, dove un papà maestro di nome Tommaso scommetteva su di te, ti successe quello che può cambiare la vita di un ragazzo: rottura totale del ginocchio a neanche 18 anni. Era più facile smettere che lottare e tornare, ma tu sei tornato. A soli 19 anni sei diventato campione d'Italia con la Lazio leggendaria. Sempre a 19 anni ha subito la porta in faccia della nazionale e, non contento, da grande uomo quale sei, poco più che ventenne, hai rilasciato un'intervista dove facevi notare all'allora CT che ti faceva giocare nel ruolo sbagliato. Questo ha fatto sì che tu potevi restare a casa per sempre. Per un debito della Lazio sei andato in prestito al Torino e casualmente il CT ti ha ricercato, ma tu hai rifiutato dicendo: dopo anni di Lazio dove sono stato ignorato, vengo chiamato perché gioco nel Torino oltretutto in prestito. No, grazie. Ancora giovanissimo, diventato capitano, ti sei messo la Lazio sulle spalle in una storica, in un'altra storica partita, Lazio-Catanzaro 2-0, la prima dopo gli arresti, con 8 primavera in campo, io bambino ero allo stadio. Poi gli anni della Serie B e infine il ritiro in un Lazio-Juventus 3-3 a soli 32 anni. Da grande quale sei, hai saputo anche parlare di calcio su Teleroma 56 a gol di notte e poi la Rai con la giostra dei gol, perfetta per noi emigrati all'estero. Di te, caro Vincenzo, ho 3 ricordi personali. Da bambino a Tor di Quinto, durante un allenamento, gridai: ad amico, panza allegra, tutti a ridere, anche i giocatori, e tu mi risposi: te voglio vedere da grande. Poi, anni dopo, facevo il benzinaio sul grande raccordo anulare di notte per pagare l'università e tu, arrivato per mettere benzina, non esitasti a scendere dalla macchina dopo che io con un pallone ti dissi 2 calci, maestro. Dentro di me dissi: ho palleggiato con D'Amico. E l'ultimo ricordo fu il ritorno dal Montenegro. Eravamo sullo stesso battello e io ti dissi: ciao maestro, e tu mi risposi: ma non sei il benzinaro? Sì, ma sono anche quello della panza allegra. Mentre parlavamo, 3 attempati signori ti riconobbero e dissero: ma quello è D'Amico? Ma non vinse lo scudetto col Torino? E tu risposi: grazie per l'interessamento, ma io lo scudetto l'ho vinto con la Lazio. Ecco, tutto questo per dire che tu, per i laziali, sei come un libro di storia. Hai avuto la copertina del protagonista, hai scritto pagine davvero laziali mettendo sempre la maglia davanti. Ma come tutti i libri, anche il tuo ha avuto i suoi titoli di coda, chiudendosi con te troppo giovane. Ciao Vincenzo e grazie. Firmato Giuseppe Alteri. Vincenzo D'Amico, il Golden Boy della Lazio, titolare nella squadra del 74, simbolo per intere generazioni della lazialità, dal 1 luglio 2023 nel cielo biancoceleste brilla una nuova splendente stella. Questo è il titolo e il sottotitolo del Guerin Sportivo. Secondo le statistiche ha vestito la maglia della Lazio per 338 volte, segnando 51 gol, ma mai nessuno potrà mai raccontare davvero cosa Vincenzo D'Amico ha rappresentato per numerose generazioni di tifosi della Lazio. Chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare si è goduto la sua classe cristallina, i suoi dribbling, i suoi gol e la sua capacità di creare da nulla un'occasione da rete. I più giovani lo hanno ascoltato nelle numerose telecronache televisive, nelle innumerevoli ore di diretta radiofonica e televisiva, quando in pochi minuti era in grado di tenere alta l'attenzione e giudicare, senza peli sulla lingua, le vicende sportive che vedevano la sua Lazio protagonista. Il 1 luglio del 2023 se n'è andato, a 68 anni, un grandissimo campione dentro e fuori dal campo. La Lazio nel bene e nel male.
Bob Lovati è il 51% della Lazio, io il 49%. Amava ricordare tra il serio e l'ironico, una battuta che nascondeva una grande verità. Vincenzo D'Amico ha scritto pagine indelebili di storia biancoceleste, ha vinto da titolare inamovibile uno scudetto a 20 anni. Poi, mentre intorno a sé il giocattolo sembrava crollare sotto i colpi della giustizia sportiva, si è caricato sulle spalle i resti di una squadra travolta dal calcio scommesse, vicenda nella quale non è mai stato coinvolto, e ha portato una serie di ragazzini provenienti dalle giovanili a una salvezza improbabile. Per la Lazio, anzi con la Lazio, ha fatto tutto, ha vissuto gli anni belli e quelli più difficili, ha pianto la prematura scomparsa di Mestrelli e di molti componenti di quella rosa. È stato costretto anche ad accettare il sacrificio più estremo, lasciare il club nell'estate dell'80 per trasferirsi al Torino e regalare soldi freschi alle disastrate casse societarie. Attraverso la sua accessione il club evitò il fallimento, ma a distanza di 12 mesi fu proprio D'Amico a spingere per tornare. La trattativa per il ritorno alla Lazio la feci io in prima persona, parlando con il presidente del Torino. Rinunciai a tanti soldi, ma la felicità non ha un prezzo, ricordò più volte. Leader e capitano bianco celeste. Nella stagione 82-83 trascinò la Lazio in Serie A da capitano. L'anno dopo, con Giordano infortunato e con una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, fu il protagonista assoluto della salvezza stessa. Segnò gol importanti e decisivi. Se ripenso ai rigori che tirai in quella stagione mi vengono i brividi, tutti sullo 0-0 per sbloccare il risultato o sull'1-0 per gli altri, per portare a casa un punto. Come li segnai? Non c'era modo di pensare, chiudendo gli occhi e cercando di non avere paura. Con la Lazio ha giocato 14 campionati, poi, prima dell'avventura in Rai come commentatore televisivo, ha anche allenato i ragazzi del settore giovanile. Lui, che di crescere non ha mai avuto voglia, lui che ha sempre amato la vita, prendendola dal lato più scherzoso. Ha vissuto con leggerezza, ma con un'umanità fuori dal comune. Tutti mi dicono sempre che con un'altra testa avrei potuto fare di più, amava ricordare in radio rispondendo alle solite domande di cronisti e tifosi, ma pochi sanno quanto ho sofferto per questi colori e quanto sono stato in grado di dare. Il calcio e la Lazio perdono tanto, troppo. Vincenzo D'Amico è stato uno dei calciatori più belli da vedere e una delle persone più affabili e simpatiche con le quali discutere di calcio e di vita. Laziale fino alla fine. Ha seguito la Lazio fino alla fine, rallegrandosi del secondo posto in classifica ottenuto da Maurizio Sarri. Al calcio mancherà la sua imprevedibilità, ai laziali mancherà la sua passione. I tifosi biancocelesti perdono l'ennesimo pezzo di una squadra bella, maledetta ed immortale. Un loro rappresentante che non mancava mai di unirsi a migliaia di fratelli la notte tra l'8 e il 9 gennaio a Piazza della Libertà per festeggiare il compleanno del club. Addio Vincenzo, da oggi il paradiso degli eroi biancoceleste avrà una stella in più, la più brillante, fantasiosa ed imprevedibile. Tutto mercato web. Nato a Latina il 5 novembre del 1954, cresce nell'Almas Roma, passando poi alla Lazio nella stagione 70-71. Amato dai tifosi, importante per la squadra, D'Amico con le sue doti tecniche avrebbe potuto essere un grande campione, ma il suo carattere e un po' di sfortuna non glielo hanno permesso. Debutta in prima squadra nella stagione 71-72 in Serie B in Lazio-Modena 2-1. Poi, grazie a Mestrelli, che ne capisce le doti e lo butta nella mischia, arriva alla svolta nella sua carriera. Ci mancherà la sua simpatia e la sua competenza che ci ha accompagnato per anni. Vincenzo e Giorgione. Con Giorgio Chinaglia al centro dell'attacco, Vincenzo crea una simbiosi irresistibile. I tifosi biancocelesti si innamorano subito di quel ragazzino dalla testa piena di ricci che serve a Giorgione palloni su palloni. La stampa vede lui la Lazio del futuro e il paragone più frequente è quello con Di Stefano. I biancocelesti vincono il primo scudetto della loro storia e sembra possano iniziare un ciclo vincente. L'anno dopo però Maestrelli gli preferisce Badiani, anche se D'Amico resta sempre il protagonista. La Lazio alterna buoni campionati a stagioni a rischio Serie B, poi i drammi per le morti di Maestrelli e Cerconi e l'abbandono di Chinaglia segnano la fine di un grande periodo. Vincenzino e Bob Lovati. Per ritrovare D'Amico titolare in squadra bisognerà attendere la stagione 78-79 con Bob Lovati in panchina. Al posto di Chinaglia gioca un altro calciatore che farà sognare i tifosi laziali, Bruno Giordano. L'anno seguente però la squadra è in crisi profonda e rischia la retrocessione, scampata proprio grazie a Vincenzino.
lo scandalo del calcio scommesse la condanna comunque alla serie cadetta. Per motivi di bilancio D'Amico viene ceduto al Torino, ma l'anno dopo, con Castagnieri in panchina e la Lazio ancora in B, decide di tornare a Roma. Il rilancio con Claguna. Nella stagione successiva a guidare la squadra romana arriva Claguna e D'Amico, con 10 reti, è il capocannoniere della squadra, è il salvatore della patria. I biancocelesti l'anno dopo tornano in Serie A e ricominciano a sognare grazie a Chinaglia, tornato a Roma da presidente. D'Amico segna 7 reti, una in meno di Giordano e Laudrup, ma nonostante ciò la squadra rischia di tornare in Serie B, riuscendo però a salvarsi. Cosa però solo rimandata di una stagione, nell'86 la Lazio rischia il fallimento, D'Amico si infortuna seriamente e abbandona il calcio. Durante la sua carriera a maglia celeste ha vinto nella stagione 70-71 il campionato De Martino, nel 73 il campionato Under 23 e lo storico primo scudetto biancoceleste. Ha vestito la maglia della nazionale B 7 volte, ma non ha mai indossato la maglia azzurra dei grandi. Dopo il ritiro, una volta ritiratosi per alcuni anni, allena a livello giovanile nella Pantheon Travel, squadra minore romana, e poi alla Lazio, dove nel 1999 diventa osservatore. Dal 2007 al 2009 ricopre l'incarico di presidente della Virtus Latina, per lasciarlo al momento della fusione delle due compagini della sua città natia, quando nasce l'Unione Sportiva Latina. In seguito ricopre l'incarico di direttore generale dell'Adrano, compagine siciliana militante nel campionato di Serie D. Oltre all'attività di dirigente, svolge la carriera di commentatore sportivo in varie emittenti locali fino a quando, nel 99, passa alla RAI come commentatore tecnico. Interviene inoltre nel programma televisivo Gol di Notte e spesso durante la settimana, sempre come opinionista, nella programmazione di Radio 6. In entrambi i casi commenta le prestazioni della Lazio. Ha fatto parte della squadra di Maracanà a cura di Marco Piccari fino a pochi mesi fa. Lascia un vuoto enorme nel calcio italiano. Avvenire. Addio ad Amico, eroe della Lazio del 1974. Se negli anni di piombo della Lazio c'è stato un capitano, quello era Vincenzo D'Amico. Se nell'irripetibile stagione laziale sulle montagne russe c'è stata una bandiera, quella era Vincenzo D'Amico. Tra campionato e coppe 336 presenze e 49 reti in biancoceleste, tutte di fila con l'unico intermezzo, consumato con controvoglia per evitare il fallimento del presidente Lenzini, nella Torino-Granata, prima di finire nella Ternana ad appendere gli scarpini al chiodo. Dallo scudetto al calcio scommesse, fino all'incubo della Serie C, sfiorata un paio di volte negli anni 80, per lunghi 16 anni il suo zampino nella Lazio c'è sempre stato. Sì, perché ore di Piazza Roma, così lo chiamavano nella natia latina per incensarne le funamboliche doti in odore di Pelé, più di qualsiasi altro calciatore è stato capace di incarnare l'anima fiera e radicale, ma allo stesso tempo umile e vera, della lazialità, senza ambiguità alcuna. All'epoca mi sentivo un deficiente, senza patente, senza soldi. Alla fine degli anni 60 passò agli allievi provinciali del COS, dell'Oratorio Salesiano dell'Almas Roma, dell'Appio Latino Metronio, nella capitale, finito nel mirino dei giallorossi del mago Legno Herrera, approdato poi nelle giovanili della Lazio, tra fila completa dalla De Martino di Bob Lovati fino alla corte di Tommaso Maestrelli in prima squadra. Nell'impresa tricolore del 74, a soli 19 anni, si laurea campione d'Italia, protagonista indiscusso sotto l'ara protettiva di Chinaglia, Wilson e Re Cecconi. In mezzo a quel mucchio selvaggio tra pistole e palloni, D'Amico era il cucciolo, coccolato e amato da tutti. Una leggenda, capitano nei momenti difficili. Ricorda la Lazio di oggi, quando Maestrelli era già morto per un tumore, Re Cecconi rimasto muto sull'asfalto di una gioielleria per un colpo di pistola al petto, Long John fuggito in America per i dollari del Cosmos e il gioiello di Trastevere Bruno Giordano sugli scalini di Regina Celi insieme a Wilson, cacciatore in Manfredonia per le martingale di Trinca e Cruciani in odore di banda della Magliana e camorra napoletana. Vincenzo D'Amico, in mezzo a tutto questo, guidava più o meno da soli i ragazzini della primavera contro il Catanzaro nell'insperata salvezza sul campo. Era il 1980. Pagato da Roma, il pullman degli Eagle Supporters per fare il tifo come in famiglia. Icona del campo di Tor di Quinto, abituale sin dai tempi dei Gabba, gruppi associati bianco-azzurri, nella sede dei tifosi di via San Bon, nel rione Prati. Il numero 10, fascia rossa al braccio, salvò per la prima volta la Lazio dalla terza serie con una tripletta al Varese nell'82. Stadio Olimpico deserto, curva nord in contestazione. Di punizione e rigore sigillò nel trionfo monco un amore mai tradito.
come nella doppietta la Roma tricolore di Falcao, Serese e Pruzzo, sempre lui l'anima indomita di una Lazio povera e maledetta, che retrocesse ancora in B per poi risalvarsi sul filo di rana ancora una volta dalla C, corsara sul comunale, al comunale di Catanzaro nella stagione 85-86, quella dell'addio all'Aquila, prima di finire in TV a fare il commentatore. Il resto è storia dei giorni nostri. Era malato, l'annuncio un paio di mesi fa su Facebook. Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate, io ci sto provando. Ci ha provato fino all'ultimo, andandosene in punta di piedi, lasciando l'attaccamento alla maglia, alla sua gente in eredità alla storia della Lazio. Un esempio da un calcio da altri tempi. Lazio Vichi. Vincenzo D'Amico nasce a Latina il 5 novembre del 1954 e da molti addetti ai lavori è considerato l'ultima bandiera biancoceleste per il suo attaccamento alla maglia e alla società. Un giovane talento. Un divertente aneddoto riguarda la data di nascita di Vincenzo. Il padre lo registrò all'anagrafe solo il giorno dopo, scordandosi di specificare che era nato il 5. L'addetto comunale registrò la data con il giorno 6. Per questo molti almanacchi riportano quella data e non quella vera. Già in adolescenza il pallone è parte indissolubile delle sue giornate sotto scuola. Ci si accorge subito che il ragazzo ha talento, ma è anche irrequieto e ogni tanto, come è giusto per i bambini della sua età, compie qualche monelleria per la disperazione dei genitori. La classe cristallina lo porta a giocare giovanissimo con la squadra degli allievi provinciali Cos Latina e poi nell'Almas, e dopo un interessamento della Roma giunge alla Lazio nel 1970, dove segue la solita trafila nelle giovanili, mettendosi in mostra per il tocco di palla vellutato ed una visione di gioco fuori dal comune per un ragazzino così giovane. È però molto indisciplinato e tende ad ingrassare, e non sono poche le volte in cui viene messo a dieta e invitato a fare una vita da atleta, ma la gola a volte è più forte e a tavola non si sa contenere, ma sono peccati veniali per un giocatore che da solo riesce a risolvere le partite più difficili con i pari età. Il giovane Vincenzo si fa largo progressivamente nelle squadre minori, ma subisce un primo serio infortunio. Comunque viene segnalato a Tommaso Maestrelli, che va a visionarlo rimanendo incantato dal suo modo di giocare sopraffino ed intelligente. Nell'ultima parte della stagione 71-72 viene aggregata alla prima squadra e il 21 maggio del 71 esordisce da titolare in Serie B contro il Modena con la maglia numero 11 e gioca una gran bella gara. Non ancora 17enne. Viene poi convocato nella nazionale juniores, dove disputa 5 partite. Sembra così lanciato per il grande salto, ma un secondo infortunio al ginocchio, più grave del precedente, lo riporta esattamente il 5 ottobre 1972, nel corso di un amichevole a Rieti. Tale incidente lo costringe a saltare tutta la stagione 72-73, rischiando di finire anticipatamente la sua carriera. Solo grazie alle cure mediche e alla forte fibra questo pericolo viene scongiurato. Alla ripresa dell'attività agonistica viene nuovamente convocato con 5 presenze nella nazionale juniors del torneo europeo dell'UEFA nel 1973. Ritorna in prima squadra all'indomani dell'indimenticabile campionato che aveva visto la Lazio sfiorare lo scudetto. Maestrelli lo porta in ritiro a Pieve Pelago per dargli un'altra chance e valutarne le capacità di recupero dopo la forzata inattività dovuta all'incidente dell'anno prima. Il ragazzino si mette subito in luce e si fa notare anche dai compagni, che gli fanno da chioccia tenendolo fuori dai clan e dalle liti che si scatenano negli spogliatoi ed in campo. Viene poi convocato nella nazionale Under 21, dove gioca una partita, e 4 giorni dopo, alla seconda giornata, il 14 aprile, in occasione di una gara contro i Bucercati della Sampdoria, arriva il sospirato esordio nella massima serie, in una gara spigolosa in cui sostituisce al 69esimo minuto niente poco di meno che Luciano Re Cecconi. Il ragazzino, è l'appellativo datogli dai compagni, si fa strada a forza di colpi di classe non indifferenti, ma Maestrelli il più delle volte lo deve calmare per frenare l'esuberanza agonistica ed emotiva. L'allenatore gli sequestra la patente per evitare che la sera esca con qualche ragazza e gli mette alle calcagna Capitan Wilson, con il compito di controllare che a cena non mangi troppo. Anni dopo D'Amico in un'intervista dichiarerà: all'epoca mi sentivo un deficiente senza patente e senza soldi. Va ricordato che Maestrelli, per evitare che spendesse troppo, gli fece versare l'ingaggio ed i premi in un conto vincolato a suo nome. Prosegue Vincenzo D'Amico: mi sentivo controllato a tavola, ma devo la mia carriera al maestro. Egli aveva ragione. La prima partita da titolare la gioca contro l'Inter la sesta giornata, e da quel momento la squadra punta su di lui e sulle sue discese a sinistra.
ha un momento di sbandamento del derby di andata, tant'è che il Maestrello deve sostituire con Franzoni all'inizio della ripresa. Forse ha sentito troppo la stracittadina, ma è giovane e gli si perdona tutto. Già la domenica successiva è di nuovo in campo con il numero 11 contro il Napoli, capolista, ed è uno dei protagonisti in campo. Pian piano anche il resto dell'Italia calcistica si accorge di lui e la stampa inizia a seguirne con attenzione le partite. Le partite giocate sempre con attaccamento e dedizione alla causa bianco-celeste. Maestrelli è attento a non bruciarlo, facendogli capire molte cose e predicandogli modestia. Il ragazzo apprende bene gli insegnamenti dell'allenatore e cresce di partita in partita. La Lazio va in testa alla classifica anche grazie alla sua classe e ai suoi assist. Domenica 27 gennaio del 1974 contro il Bologna arriva per Vincenzino, il soprannome datogli questa volta dai tifosi, il sospirato primo gol in Serie A. La Lazio è in vantaggio per 1-0 quando un'azione imperiosa di Giorgio Chinaglia smarca di tacco la giovane ala che a porta vuota da pochi passi infila la rete terzina. D'Amico si mette le mani sugli occhi e scoppia a piangere incredulo, abbracciato dai compagni. Ormai sente sua quella maglia e la gente laziale lo riempie d'amore e d'affetto. Due mesi dopo il primo gol arriva il secondo, forse ancora più importante per lui e per il campionato. È il 31 marzo e si sta giocando il derby di ritorno. La Lazio è sotto per una contestatissima rete quando rientra in campo per il secondo tempo. Al 47esimo minuto, dopo vari rimpalli in area, la palla giunge al ragazzo che non ci pensa due volte e tira fulminando il portiere avversario Conti. Stavolta niente pianti, ma palla messa subito al centro per attaccare ancora. E tre minuti dopo la Lazio è avanti 2-1 con il ragazzo imprendibile e migliore in campo. Viene successivamente convocato in nazionale Under 23 dove gioca una partita realizzando un gol. È cresciuto di prestazioni maiuscole fino alla decisiva gara contro il Foggia il 12 maggio quando la Lazio si laurea campione d'Italia. Anche lui va in campo nervoso, anche se la giovane età e del carattere gli regalano un pizzico di incoscienza di fronte ad un avvenimento che tutti aspettavano da ben 74 anni. Colpisce un palo e cerca in tutti i modi di contribuire alla vittoria. Verso la fine dell'incontro non disdegna di buttare qualche pallone in tribuna per perdere tempo e alle 17.45 si laurea campione d'Italia a soli 19 anni. Verrà successivamente premiato come miglior giocatore esordiente della Serie A e miglior giovane premio calciatore d'oro. Maestrelli raccomanda sempre l'umiltà ed il ragazzo, ribattezzato Golden Boy, ormai ha capito la lezione. Unico suo difetto è la buona tavola che mal si coniuga con la tendenza ad ingrassare, ma anche lì ormai riesce a contenersi e sembra aver messo la testa sulle spalle. La Lazio acquista però nel calciomercato Roberto Badiani, che gli toglie spazio e squadra nella stagione successiva. Un errore che viene corretto in corso di stagione, ma fino all'undicesima giornata della stagione 74-75 gioca poco e mai da titolare, eccetto il derby dell'ottava giornata. Pecca ancora di innocenza, come a Milano contro l'Inter, quando sotto di due reti si mette a ridere vedendo Chinaglia vittima di un tunnel da parte di Sandro Mazzola. Chinaglia, irritato per l'accaduto, gli rifila un calcione nel sedere e lo invita ad avere più rispetto e ad impegnarsi di più. Gioca invece da titolare 4 partite nella nazionale Under 23. Purtroppo la malattia di Maestrelli non permette alla Lazio di bissare i fasti della stagione precedente e anche D'Amico cade nella frustrazione della squadra che vede spegnersi l'amato allenatore macerato da un male incurabile. Il campionato 75-76 è travagliato con la Lazio che rischia la retrocessione ma che si salva grazie al ritorno di Maestrelli che sostituisce il contestato Giulio Corsini e che vede D'Amico battersi come un leone arretrando a centrocampo il suo raggio d'azione. Gioca una partita nella nazionale Under 23 e 4 partite con 3 reti nella nazionale militare. Nella stagione 76-77 con la Lazio di nuovo protagonista, D'Amico gioca da campione trovandosi perfettamente a suo agio con Bruno Giordano, nuovo bomber biancoazzurro che grazie ai suoi assist segna reti a ripetizione. Gioca una partita con la nazionale B sperimentale che prende il posto dell'Under 23. La carriera sembra ad una svolta, ma un altro grave infortunio subito nella gara contro il Boavista in Coppa UEFA lo mette fuori squadra per il resto della stagione. Nell'estate del 78 sta per essere ceduto all'Inter, ma rifiuta categoricamente il trasferimento e si mette a disposizione della squadra biancoceleste. Gli anni passano veloci e alla fine di marzo del 1980 si ritrova praticamente da solo con un manipolo di ragazzini a combattere per non retrocedere dopo che alcuni compagni furono arrestati per lo scandalo delle scommesse clandestine. Epica è la decisiva partita contro
il Catanzaro che vince praticamente da solo. La Lazio si salva sul campo ma retrocede a tavolino. Umberto Lenzini è rovinato e deve cedere il suo gioiello per non fallire. A malincuore d'amico è costretto ad accordarsi con il Torino. Il passaggio in Granata è a dir poco traumatico perché non riesce ad ambientarsi e soffre di nostalgia. Gioca però bene anche se finisce molte volte in panchina. Arriva anche la chiamata in azzurro, due convocazioni per le partite con Lussemburgo e Danimarca nell'80, ma dura poco e non gioca mai. Alcune sue dichiarazioni contro il CT Enzo Berzot poi gli chiudono definitivamente le porte della nazionale. Già a marzo a Torino sanno che se ne vuole andare, o torno alla Lazio o smetto di giocare, dichiarirà. È il tono con cui affronta la dirigenza granata, che alla fine lo deve accontentare per forza, e nel giugno dell'81 è portato in trionfo dai tifosi biancocelesti sotto la sede di via Coldilana. Il ritorno alla Lazio coincide con uno degli anni più bui dei biancocelesti, il campionato 81-82. Ad Amico viene data la fascia di capitano, ma le cose vanno male, viene anche espulso in una gara contro il Palermo e pesantemente squalificato. La squadra rischia la retrocessione in Serie C, ma grazie ad una partita magistrale contro il Varese in cui D'Amico segna una tripletta, i biancoazzurri si salvano. Fortunatamente con i rientri di Giordano e Manfredonia, graziati dopo la squalifica per le vicende del calcio scommesse, nell'83 la Lazio poté festeggiare la promozione nella massima serie. Il ritorno di Giorgio Chinaglia nelle vesti di presidente sembrava inoltre aprire nuovi orizzonti, ma era una falsa illusione. Nella stagione 83-84, dopo un infortunio di Giordano, D'Amico riprese la Lazio per mano e grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol riuscì a portarla alla salvezza proprio quando ormai nessuno ci credeva più. Ma nella stagione seguente nulla poté per evitare un umiliante ultimo posto e la conseguente retrocessione. L'ultimo anno in biancazzurro corrisponde alla stagione 85-86, trova poco spazio anche a causa di un infortunio a metà ottobre alla cartilagine del ginocchio, e alla fine della stagione lasciò la Lazio dopo 276 presenze in campionato e 40 reti. Gioca gli ultimi scampoli d'attività nella Ternana, due stagioni in Serie C2 con 56 partite e 20 gol, nella prima 27 presenze e 13 gol, nella seconda 29 presenze e 7 reti. Poi a causa di un altro grave infortunio dovette definitivamente abbandonare il calcio giocato dopo oltre 15 anni di attività. Ecco amici miei, tutto questo in questa mezz'ora di video, di film, chiamatelo come vi pare, era Vincenzo D'Amico. Ma ci sono delle cose che mi sono lasciato volutamente in chiusura di questo video. Tra l'altro non so se rendo, ecco i miei brividi dall'emozione, scusate, ma io sono fatto così. Nel periodo più nero della Lazio, i giocatori della Lazio misero in mora appunto la società biancoceleste. Vincenzo D'Amico, no, dichiarando io sono laziale. Un'altra dichiarazione storica di Vincenzino D'Amico, che davvero deve emozionarvi a voi più giovani e vi deve far capire di che perla clamorosa è stata nella nostra gloriosa storia, è una dichiarazione che rilasciò a suo tempo dicendo: io non voglio fare il calciatore, voglio fare il calciatore della Lazio. E adesso mentre parlo vi mando in sovraimpressione una foto che, immaginate di poterlo fare ai giorni d'oggi, cosa scatenerebbe. Era un derby, Vincenzo D'Amico era in panchina, ma non era sulla panchina della Lazio. Vincenzo D'Amico era a scherzare durante un derby con Roberto Pruzzo, Carlo Ancelotti, all'epoca perni di una Roma lanciata verso il titolo. In questa foto, ragazzi, c'è un calcio d'altri tempi. Vincenzo D'Amico che ride con i suoi acerrimi rivali, perché il calcio era soprattutto rispetto all'epoca. E chiudo questo video con una cosa riguardante Vincenzo D'Amico, dalla quale prendo spunto proprio da quest'ultima foto che avete visto in sovraimpressione. Vincenzo D'Amico era adorato dagli acerrimi rivali giocatori della Roma, talmente tanto che i giocatori più rappresentanti della Roma fecero enormi pressioni all'epoca del compianto presidente Dino Viola per provare a portare D'Amico alla squadra giallorossa. Dino Viola ci provò, convocò in segreto Vincenzo D'Amico, un Dino Viola che in molti hanno raccontato molto imbarazzato in quella riunione, e chiaramente Vincenzo D'Amico
se ne andò, diede una stretta di mano al presidente Dino Viola e se ne andò dicendo: io sono della Lazio, non si può fare. Questo era Vincenzo D'Amico. Ciao a tutti ragazzi, ciao.